Buonasera e benvenuti. Benvenuti in un nuovo video. Video che avevo già fatto qualche tempo fa, che aveva riscosso anche nel successo. Sì, no, quando? Allora, ponete una domanda, un quesito alle carte, dopodiché ascolterete la risposta, che potrebbe essere sì o no. Dopo aver posto la domanda, concentratevi, chiudete gli occhi e poi quando li riaprite andate a vedere dove si è fissata, posta la vostra attenzione. E allora, a quel punto, quella è la vostra scelta. Chiaramente potete anche fare più domande, perché magari a domande. La prima domanda riguarda un argomento sentimentale, la seconda un argomento lavorativo, qualsiasi tipo di domanda. Io adesso vado a mettere tre carte, degli unicorni, poi andrò a mettere una carta degli oracoli e un'altra carta delle Lenormand. Mazzetti brevissimi, anche l'interattivo sarà breve, molto deciso. Il sì e no, bene o male, con i tarocchi è semplice, il problema più difficile sarà il quando. Però, perché non sappiamo che non esiste un quando, è difficilissimo con i tarocchi il quando. Però, siccome questi video sono intrattenimenti, servono per divertirci, eccetera, eccetera, così così ne metto due di queste. Allora, a questo punto, cercheremo di capire se le carte girano l'indicazione di un quando. Intanto grazie, nel frattempo che mischio faccio questi tre mazzetti, ringrazio tutti, ringrazio tutti quelli che si sono iscritti nuovi, tutti quelli che hanno interagito con i commenti, veramente ringrazio tutti, 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 non lo strano di mischiare le carte però, se volete vi ricordo non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e sarete sempre avvisati dei prossimi video. Ok, l'ultima carta. Perfetto. Questi sono i mazzetti. Ricordatevi che sono interattivi, che raccolgono le energie di tutti, che non dovete assolutamente prendere per buono tutto di quello che si dice, ma soltanto il messaggio che vi deve arrivare. Perché se vi siete fermati. Allora, l'unica cosa che dovete pensare. Quello che io penso è che se vi siete fermati qui, se state vedendo questo interattivo, che sia oggi, domani, fra un mese, fra 6 mesi, fra un anno, non ha importanza, si attiva il momento in cui lo guardate, significa che dovete ascoltare un messaggio. Quindi, nel momento in cui fate la scelta, ascoltate quel messaggio, quella scelta. Magari vi sembra che sia completamente slegata da voi, ascoltatela per intero. Magari c'è soltanto una frase o un qualcosa che dovevate ascoltare, percepire. Se poi proprio non vi ritrovate nessuna cosa, ok, cambiate scelta. Non in questo caso, perché qui è molto semplice, sì, no, non è che ci sia tanto da pensare o da fare. Allora, andiamo a vedere come vengono contrassegnate le stesse questa sera. Userò la giada verde, quarto chakra, il chakra del cuore, per quanto riguarda la prima stesa, il quarzo iallino per quanto riguarda la seconda stesa. E la mia dorata acquamarina per quanto riguarda la terza stesa, chakra della gola, l'acquamarina, il quinto chakra. Io adoro l'acquamarina. Questo è molto particolare, questa è con le sfumature del verde, poi ci sono quelle con le sfumature dell'azzurro. Bellissima questa pietra. Ok, chiudete gli occhi, concentratevi. Ripetete in mente la vostra domanda, poi dopodiché riaprite gli occhi e vedete dove si è fissata la vostra attenzione. Benissimo, andiamo adesso alle tre stese. Partiamo con la stesa numero 1, la giada. Metto qua in modo che sia visibile. Sì, no, quando? Dunque, sì, no, quando?
Questa prima stesa mi parla di una situazione probabilmente in cui qualcuno di voi è fermo, aspetta qualcosa, aspetta qualcuno, aspetta che si muova una situazione. La prima carta mi dice rilassati, va tutto bene. Non ti preoccupare che andrà tutto bene, quindi diciamo ci dà una energia positiva. La seconda carta ci dice un passo alla volta. Tanti piccoli passi fanno avverare un grande sogno. Anche qui mi sembra che l'energia sia positiva, un'energia positiva. La terza carta mi dice parla dei tuoi sentimenti. Allora, se siamo in un rapporto sentimentale, racconta un amico come ti senti o racconta al partner, alla persona verso cui nutriamo questi sentimenti, come ci sentiamo. Potremmo essere arrabbiate, innamorate, non lo so, ognuno o innamorati, ognuno di voi sa. Chiaramente queste tre carte insieme mi danno un'energia che è positiva, non è negativa questa energia, però è un'energia lenta. Qua ci dice un passo alla volta, non ti preoccupare, rilassati, quindi un'energia molto lenta. La risposta è sicuramente sì, però qua ci danno l'indicazione di qualcosa di molto lento. Andiamo a vedere adesso per quanto riguarda le carte della terra. L'invocazione. Gli oracoli vi invitano a manifestare quello che volete, quindi il desiderio di cui state chiedendo, la domanda di cui state chiedendo, se c'è un desiderio dietro, manifestatelo. Quindi mandate questo desiderio all'universo, pregate se volete. Anche questa carta, la carta dell'Enormand, le cicogne al contrario, è come se qualcosa fosse rinviato, non è annullato, siamo attenti, è un rinvio di una decisione, il rinvio di una notizia, il rinvio di una persona, dell'arrivo di una persona. Alla fine posso pensare anche questo, perché qua abbiamo una delle due cicogne che porta il cibo agli altri. Allora, è questo ok. Se lo mettiamo al contrario, questo arrivo di nutrimento è rinviato. Quindi c'è un rinvio, ripeto, di un incontro, di un contratto. Ognuno di voi sa, voi sapete qual è la domanda. Non sto a esplicitarlo, magari vi confondete anche, quindi c'è qua sicuramente una risposta positiva, ma molto lontana nel tempo, o abbastanza lontana nel tempo, una risposta immediata. Allora, dobbiamo cercare adesso di intuire quando. Io direi che non c'è un quando in questa stesa, perché già tutte le carte ci parlano di quando, ci vuole tempo. Questa carta, le radici, il radicamento. Insieme all'invocazione, se siete persone che si occupano di meditazione, vi direi di fare delle meditazioni stando molto attenti a radicarvi. Se non siete persone che si occupano di spiritualità, di meditazione, vi dico che c'è bisogno che una situazione si radichi prima che di svilupparsi. Ecco perché abbiamo tutte queste carte di rallentamento, lente, non di rallentamento, lenta. Di rinvio, perché d'altronde se noi seminiamo ma non, le radici non attecchiscono, qualsiasi possa essere la risposta o il risultato, al primo colpo di vento va via. Ma qua invece noi abbiamo un albero con delle radici molto forti, quindi dobbiamo aspettare il radicamento di questa situazione o cosa, insomma qualsiasi cosa di cui avete fatto domanda. Quindi non dirò un quando nel tempo, perché il quando me lo danno tutte le carte. Dovete aspettare. Dovete aspettare, aspettare che una situazione si radichi, nel frattempo manifestare il vostro desiderio. E sappiate che c'è stato un rinvio, cioè non è una cosa che magari poteva essere più veloce la risposta, questo avvenimento poteva essere più vicino nel tempo parlando. Ma non lo è, c'è stato un rinvio, c'è un rinvio
di questa situazione. Quindi, ok, la risposta è positiva, però dovete star lì a pregare, a manifestare e in ogni caso dovete prendere coscienza e atto di questo rinvio, di questo allungamento dei tempi rispetto a quello che voi vi siete augurati. Questa era la prima stesa, la stesa della Giada Verde. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati iscritto nei commenti, se volete iscrivetevi al canale, assolutamente gratuito, non siete visibili all'esterno, quindi massima privacy. Seconda stesa, quarzo ialino, quindi togliamo la Giada e mettiamo qui il quarzo in modo che si veda. Si veda? Boh, spero di sì, non è facile con questa luce. Oh, mettiamola qua, qua si veda. Spero. Andiamo a vedere. Sì, no. Quando? Carte abbastanza particolari. Allora, il mio sguardo d'insieme ha già afferrato la situazione. E vi esplicito prima la situazione. Qua siamo in una situazione in cui possibilmente, probabilmente, molti di voi hanno espresso la domanda quando arriverà, se arriverà e quando arriverà una persona che comunque non è con voi in questo momento e che probabilmente è legato altrove. Probabilmente. Legato o legata. Quali sono le carte? La prima carta è vale la pena di aspettare. La tua presenza verrà ricompensata, quindi qui sicuramente la risposta è sì. Anche qui però i tempi diventano biblici. Seconda carta è lascia andare lo stress. Non farti carico dello stress di un'altra persona. Fai un bel respiro e lascia andare. Ecco perché vi ho detto qua siamo più persone. Qua c'è una situazione particolare. E che la situazione sia sentimentale, me lo dice questa carta, in cui c'è la carta dell'amore. La risposta che cerchi è l'amore. Qua sicuramente la persona di cui avete chiesto, perché sono convinta che la maggior parte di voi hanno chiesto di un ritorno, vi ama. Indubbiamente qua c'è il sentimento. Però questa persona si è allontanata in questo momento, è particolarmente stressata, è tornata, è andata da qualche altra parte. Fai un bel respiro e lasciala andare lo stress, ma è perché è lo stress dell'altro, non è solo lo stress vostro. Queste carte sono molto molto particolari. Questa è la carta della rinascita e questa è la carta della passione. Fra di voi c'è una grandissima passione, oltre che l'amore c'è la passione, un connubio fantastico devo dire. Questa è una carta determinante in questa stesa. Ci fa capire perché questa persona non è con noi e che cosa deve fare. Deve andare a tagliare una situazione che però mostra tutta una serie di implicazioni che sono anche economiche. Quindi potrebbe essere un legame che lui ha con una persona con cui ha dei rapporti economici. Potrebbe essere il legame che ha con un coniuge, una convivente, una compagna o dei figli con cui ha dei rapporti economici e non vuole chiaramente perdere più di tanto, perché mi sa proprio che questa la carta, cioè qua ci sono, qua c'è proprio il mantenimento dei beni di famiglia, qua c'è proprio la famiglia in questa carta, in questo albero. Quindi ecco perché vi ho detto all'inizio, credo di intravedere in questa sera soprattutto quelle persone che hanno una corrispondente legato altrove con famiglia e che in questo momento sono nell'ottica di stare ad aspettare, magari si sono lasciati.
Magari vogliono sapere come finirà questa situazione, non lo so, ognuno di voi sa qual è stata la domanda, quella domanda non mi addentro nella domanda, però questo mi sembra lo scenario più plausibile, perché le carte sono molto 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 chiare. Vale la pena di aspettare, vi dicono, però dovete aspettare con calma, non farvi prendere lo stress, che tanto è lo stress dell'altra persona che in questo momento deve decidere e sta valutando come gestire e non perdere i beni di famiglia. Quindi, vi ho detto, qua c'è un grosso legame anche da un punto di vista economico con l'altra parte. C'è l'amore, c'è la passione, c'è la rinascita. Se dobbiamo dare un tempo a questa stessa, c'è una carta che ci dà il tempo ed è la primavera, l'equinozio di primavera. Quindi, sì, questa carta è sì, sicuramente. Anche qui è un sì molto lento. Ma non lentissimo come la prima stesa. Qui un lento ci parla di equinozio di primavera. Quindi, siamo già a marzo, direi che proprio non è così lontano, assolutamente. Quindi, almeno per quanto riguarda l'ipotetico quando, ricordatevi che il quando è molto ipotetico nelle carte, però in ogni caso le carte vi dicono lasciate andare lo stress e aspettate con calma. Questa era la seconda stesa per quanto riguarda il quarzo ialino. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati scrivetelo nei commenti. Se volete iscrivervi al canale sarete sempre avvisati se cliccate sulla campanella dei prossimi video che andrò a pubblicare. Terza stesa, l'acqua marina. Andiamo a vedere, terza stesa, sì, no, quando? Oh. Oh, fantastiche queste carte. Finalmente una bella stesa, bella forte e chiara proprio. Come ci dice anche questa carta stessa, un sì forte e chiaro. Tutte e tre le stese sono state un sì, dobbiamo essere sinceri, dobbiamo dirlo, anche se la prima molto stentata, la seconda così così, la terza forte e chiara, bellissima questa carta. Allora, un sì forte e chiaro, la risposta alla tua domanda è un bel sì. Bello, sì, forte, chiaro, categorico. Mentre aspettate, o in ogni caso durante questo frangente, non so se c'è un'attesa qui, non posso dirlo. Qua vi spinge a creare, vi spinge la creatività, a pensare anche in modo fattivo, no? A pensare, qua ci dice disegna, dipingi, pensa, agisci in modo creativo. Qua ci parla di desiderio, esprime un desiderio, aspettate il meglio. Quindi qualsiasi sia stata la vostra domanda, qui la risposta è assolutamente positiva e vi dicono anche le carte di spingervi oltre, chiedete qualcos'altro rispetto a questa situazione. È una situazione che può crescere, una situazione che può dare, in cui veramente siete messi alla prova, ma alla prova nel senso di investire ancora di più dei vostri sogni e delle vostre qualità. Molto molto bella questa carta. Andiamo a vedere qui. Avevo detto infatti di investire, di mettere alla prova. Sì, abbiamo questa carta che è la carta degli sforzi, la carta della cascata. Investite voi stessi, investite, non lo so, sapete voi qual è la domanda. Sicuramente le cose poi scorreranno, scorreranno a cascata, sì, ma scorreranno, andranno sempre verso il basso, quindi verso il bene. Questa è la carta dell'innocenza. Quello che mi piace di questa carta è la luce del sole che trapela attraverso le nuvole, che si fa strada in quello che sembra essere un pomeriggio. Quindi, in ogni caso è la positività. In ogni caso c'è tanta positività in questa carta. Questi bambini guardano la luce del sole come qualcosa di meraviglioso. C'è proprio l'innocenza. Queste sono delle carte molto belle, ma tutte vi invitano a spingere un po' di più. È come se quello che mi arriva è che vi siete fermati a una fase, a una domanda o una fase, diciamo prematura, diciamo abbastanza semplice, invece dove potete spingere l'acceleratore su questa situazione, potete chiedere di più, potete sforzarvi di più, potreste avere di più, ecco. Vi siete fermati
ad un desiderio o a una domanda o a una situazione che è ancora un po' immatura, ma più che immatura, che può dare molto molto di più. L'ultima carta è il successo. Quindi, qualsiasi che sia stato il vostro, la vostra domanda, questo mi conferma il sì. Questa carta è molto particolare, inoltre, e io la leggo a questa. Allora, ma giusto perché mi piace leggere carte, potrei fermarmi qui, sino quando l'abbiamo fatto. No, il quando dobbiamo andarla a vedere. Però mi interessa questo connubio, perché io qua c'ho una luce che parte dall'alto, che scende dal cielo, no? E che lascia meravigliati, stupiti questi bambini. Tra l'altro ci parla di innocenza, una luce pura, oserei dire una luce pura. Questa croce nelle Lenormand indica sì il successo, ma indica pure la protezione. Chi ha fatto, chi si è rivolto a questa stesa probabilmente ha una protezione dall'alto. E d'altronde questa carta me lo richiama perfettamente. Io poi mi fermo nei particolari, ai particolari. Il tempo. Qua io la vedo una cosa molto, molto rapida, non ho bisogno di fare tempi. Io la prima carta, c'ho già il sì forte e chiaro. Una settimana, un mese, non vedo tempi lunghi, assolutamente. Qui la risposta è molto chiara, è diretta, è subitanea, è immediata. Quello che è interessante è capire che dopo che avrete questo sì, dovrete mettere in campo tutta una serie di sforzi, perché la situazione diventi ancora più bella di quella che può essere. Ok? Ok, questa è la terza stesa, l'acqua marina. Se vi è piaciuta mettete un like, se vi siete ritrovati scrivete nei commenti, se volete iscrivetevi al canale. Sarete sempre avvisati dei prossimi video. Io per questa sera vi do la buona serata, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Bye bye.